Siamo al Bar Florida per la nuova puntata delle previsioni del cavaliere Don Antonio Guariglia. Stamattina però, prima di iniziare la trasmissione, dobbiamo dare un forte abbraccio al collega Roberto Guerriero per la perdita del caro padre che è avvenuto in giornata. E niente, e poi un forte abbraccio a Roberto e passo la parola a Don Antonio. Anche io ripeto, anche esprimo le condoglianze all'amico Roberto a nome dello staff del centro coordinamento e di tutta la tifoseria Granata. La vita continua, Roberto. Grazie. Ed andiamo avanti e parliamo come sempre di Salernitana con il mago del calcio di Salerno nelle veste di principe della Ricchi. Lo Grazie. vediamo con la nuova veste. Però dobbiamo anche dire che nella scorsa puntata il Cavaliere aveva previsto una X2 per la Salernitana Bari, ma ancora una volta, come dice qualcuno a Salerno, che non voglio dire chi, il Cavaliere non ha azzeccato. Cavaliere, ma ci vuole dire qualcosa in merito a queste previsioni che ultimamente non stanno più, diciamo, uscendo? Allora, io volevo annunciare stamattina a Salerno Notizie. Diciamo quello che ha combinato quest'arbitro in Bari Salernitana, un calcio di rigore negato al 100%, un giocatore falciato in aria, poi Dopo una corsa di 80 metri. non ne parliamo, poi si è permesso di ammonire il giocatore e ha ammonito anche il nostro terzino Rossi che va vicino a dire ma cosa stai combinando? E per chiudere in bellezza 1.500 euro di multa alla società. Quindi ha fatto Solo che devo l'amplay. dire la verità, Si dite. io mi sono fatto un po' sentire al palazzo. Mi è arrivata una buona notizia, che Cioè? quest'arbitro l'hanno messo un po' fermo a cambiamento d'aria. Quindi non Allora abito. volevo annunciare, no, Non abito aprite queste là, notizie. perché dal palazzo che danno l'ordine e fanno l'assegnazione hanno visto Hanno visto. che noi salernitani abbiamo pienamente ragione. Mi auguro che nelle prossime partite la Salernitana sarà aiutata un po', bello chiaro e tondo. Perché se Ma la come Salernitana, dove? scusami un Ma momento, la tenete in struppa, guarda, non deve essere tu sei un aiutata. giornalista e io sono un super Ma tifoso. sì. La Salernitana stava perdendo 1-0. Sì. Se quel signore, quella giacca nera, aveva confermato il rigore alla Salernitana, la Salernitana andava sul 1-1 Esattamente. con gol di Donnarumma. Noi avevamo vinto a Bari. Allora ci hanno rubato 3 punti. Il cavaliere azzecca pure il pronostico. Bravo, che ho Quindi, dato. doppio danno ha fatto Allora, l'arbitro, a sbagliare anche il pronostico al io cavaliere. mi auguro che domenica con Novara non ne voglia essere favorito, ma almeno di trovare un arbitro, come Giusto. già l'hanno assegnato, una persona molto seria, una persona all'altezza di arbitrare la Salernitana, perché amici miei, ve lo dico chiaro e tondo, in 12 giornate, ogni domenica, calciatori fuori, calciatore al primo tempo, 4-5 ammoniti, cari amici, arbitri, la dobbiamo smettere, perché la Salernitana non merita questi schiaffi. Allora, una volta per sempre, una soddisfazione l'abbiamo avuto. E la voce di Don Antonio è arrivata al palazzo, è arrivato E il sempre, palazzo trema. è il palazzo trema del metro di Don Antonio. Non scherziamo più perché la Salernitana deve essere rispettata. Se ci tocca un rigore ce lo dovete dare, adesso siamo stanchi. Aspettiamo domenica cosa succede. Va bene, io invece ho aspettato mentre voi parlavate, ma ho notato che Enzo del Bar Florida vi ha portato solo zucchero stamattina. Quello vuole la guerra, Guardate, Don Enzo. Antonio. Enzo, quando arriva il caffè per il cavaliere Guariglia, sempre il caffè Lilli. Quindi Lilli, come lo chiama Don Antonio. Questo è il bar della tifoseria. Qua si parla solo di Salernitana. Abbiamo avuto l'onore anche di avere i giocatori qua, lo sai. Ah, sono È venuti. venuto Pestrin, Ah, è vedi. venuto Eusebio, è venuto Annarumma. Ah, Qua quindi. si parla solo di Salernitana in questo Va bar. bene, allora andiamo avanti e passiamo subito alle previsioni del cavaliere Don Antonio Guariglia. Avellino Latina. 1x. Cesena Bari. 1x.
Duomo Pescara 2. E poi da casa prendete tutti carta e penne, perché il Cavaliere vi sta per svelare la previsione doc di questa mattina. Salernitana Novara. Allora, la partita domenica finirà 1-0. Il gol verrà segnato nel secondo tempo da Donnarumma. Questo ve lo garantisce già Don Antonio. Giocate questo risultato, che la Salernitana la danno più del 3. Attenzione, fate presto, perché quando Don Antonio ha detto una cosa, se mi hanno sconfitto sono stato gli arbitri, ma sono sicuro che già la domenica prossima la Salernitana sarà rispettata, non aiutata, sarà rispettata. Un'altra cosa, un altro appello volevo fare, che tu mi tagli facilmente. No, io un appello lo voglio fare alla tifoseria, alla provincia. Domenica dobbiamo stare tutti allo stadio, perché con questa squadra, amici miei, dobbiamo tirare appena la l'ultima partita del 27 dicembre. Perciò in questo momento, con questo materiale che noi abbiamo a disposizione, dobbiamo soffrire. Allora, con l'aiuto dei tifosi e con l'aiuto in particolare della provincia, che deve scendere, perché già la prossima partita si giocherà di domenica, non di sabato, voglio le persone allo stadio. Non è che i soldi li incassa Don Antonio Guariglia, è per l'amore e l'affetto di questo cavalluccio che io porto sul cuore per tutta la mia vita. La Serie B la dobbiamo noi difendere. Quello che vi posso dire, ho avuto il piacere di parlare col dottore Lotito, è il dottore Mezza Roma, l'ho detto a cuore granata e lo ripeto a voi oggi qua a Notizie. A gennaio ci saranno parecchie persone che partiranno da Salerno. Ah, partiranno? E dove andranno? Andiamo a rinforzare squadre di C1. Ma quello che vi posso assicurare, i nomi per correttezza non li faccio, ma arriveranno giocatori di categoria nel mercato di gennaio. E va bene, allora prima di concludere vogliamo ancora una volta mandare un forte abbraccio a Roberto Guerriero per la triste notizia di stamattina, da tutta la redazione di Salerno Notizie. E anche noi del centro coordinamento e di tutta la città di Salerno. Roberto, esprimo le mie condoglianze alla vostra famiglia e la vita continua.